Vorrei poterlo fare ancora e per molto, o almeno tentare per una sola volta che le mine fossero scoperte e disinnescate, che le bombe fossero fermate e mischiate al cioccolato. Scrivere che per una volta tanto si può fare che gli ebrei vadano ai mercati di Gaza, magari risparmiando, scambiandosi cappelli, e che in Turchia i giardini ritornino a fiorire e per le strade di Damasco ci siano bambini in festa attorno ai giocolieri. Di questo vorrei scrivere, almeno una volta. E non ha senso se ci sia o meno la poesia. Vada a farsi fottere anche il canto delizioso di uccelli in primavera, che di questi tempi, le primavere, ci hanno detto male. Vorrei che non ci fossero vinti o vincitori, che ogni squadra tifasse per quella avversa, che la donna che ti ama non fosse la tua serva. E i bambini giocattoli svenduti al primo turlupinatore televisivo. Vorrei, ma so che non posso pretenderlo, che si mettessero i bastoni fra le ruote alle auto blu e magari li verniciassero di rosso, un colore meno triste che può fare a meno di cravatte. Vorrei, ma davvero non lo pretendo, che tornasse il profumo del pane in molte strade del mondo e che il parco non fosse un supermercato, ma la terra degli alberi e che il piccolo principe non fosse mai scomparso. Vorrei, ma so che posso solo scriverlo in una sorta di versi dove il sole non fa posto alla luna e che la stessa non fosse solo di passaggio, che tutti potessero ancora sognarla, come possono fare solo i bambini che guardano all'insù, perché sono senza tetto e affamati, ma riescono a sorriderti, perché in fondo sperano o credono, non so, che davanti a loro ci siano solo esseri umani.